Squeak! Ben ritrovati miei cari venturi dell'Ujona Bar Calcio. Dopo un inizio così veramente, io direi folgorante, va bene. Parliamo di Bologna perché le notizie si susseguono. Allora, anzitutto la conferenza prepartita di Napoli ci sarà domani, non all'antivigilia come solitamente, no, ci siamo stati abituati, va bene, anche se oggi è venerdì, sabato, domenica, esatto. E allora parliamo di mercato perché ci sono delle notizie veramente sottolineare, anche notizie buone a dire il vero, che se dovessero diventare realtà farebbero capire che il Bologna, nel nome di Giovanni Fiducia Sartori, che apre una premessa, se lo chiamo Fiducia Sartori sarà perché ci credo, va bene? Delle volte si fanno dei video, si parla quasi ad esorcizzare delle cose che non si vorrà vedere, tipo il video di ieri. Si mette un po' le mani avanti, ma la base e la fiducia su Sartori è mutata. Io ci credo. E credo dunque alle notizie sui generis su cui appunto Sinari si racconta questo Bologna targato appunto Sartori, che sarà la stagione quest'estate della verità, dove appunto Saputo ha visto di poter affidare il portafoglio BFC al nuovo uomo mercato e finalmente lo aprirà, facendo spendere anche parte dei soldi che non si sono spesi nello scorso. Attendendo questo, uno, per questo motivo, due, perché ci sono i contratti in scadenza, Soriano, Sansone, Medel, che libereranno gioco forza, pecunia fresca, va bene, De Silvestri, ok? Senza contare tutti quegli altri che sono degli addendi che andranno quindi ad aggiungere, ok, del danaro tonante nelle tasche di Giovanni Fiducia Sartori, e sto parlando dei Bonifazi, dei Musabarro, ok? Quindi, se vogliamo, secondo me, questa stagione il Bologna metterà nelle tasche di Sartori tanti soldini, per quello ovviamente tanti che il Bologna è abituato, ok, in questi ultimi mercati, dove abbiamo fatto veramente la fame, ok, eravamo lì a brancolare nel buio, quasi fossimo, che ne so, una Sampdoria qualsiasi. Bene, detto questo, con estremo rispetto ovviamente per i blu cerchiati che meritano questo ed altro, detto questo appunto, prima di iniziare a dare i nomi, ok, iscrizioni, condivisioni, mi piacino, manca a dirlo, ovviamente pollice sempre alto, noi qua sempre in pole position, la corsia di sinistra, no, con la paura che tutti vadano a sinistra qui dentro il parcheggio Staveco, in realtà non ci va mai quasi nessuno, e allora noi in pole position, che bello, che bello, infatti verde e noi si va, mentre i Fenuzzi e i Bigona rimangono là dietro, mentre il Sartori è là già davanti. Guarda, Sartori ha già capito tutto. Comunque, torniamo a noi, stiamo dicendo, stavamo dando dei nomi, io ne do subito uno, perché allora, se abbiamo capito e non ci dilunghiamo ulteriormente, che Dominguez non rinnoverà il contratto, perlomeno non lo rinnoverà a meno di una clamorosa qualificazione, secondo me, questa è la mia interpretazione, però se Bologna in queste ultime due partite dovesse vincerle e il Monza avere un passo falso, e quindi il Bologna riuscire a strappare l'ottavo posto, che potrebbe voler dire, no, con il venir meno della Juve, con la seconda sentenza che adesso attenderemo e staremo a vedere cosa verrà deciso dalla giustizia sportiva, il Bologna potrebbe quindi far valere quell'ottavo posto e farlo diventare un posto Europa, e allora io dico, Dominguez a quel punto potrebbe anche se rimane difficile a fronte, ho letto, Siviglia lo vuole la Lazio, credo meno alla Fiorentina, perché passare da Firenze a Bologna sinceramente non lo vedo, poi tutto questo grande upgrade, fermo restando tanto di cappello alla Fiorentina, no, al tanto qua nel felsino bistrattato commisso, intanto finale di Coppa Italia, seppur persa, se la son giocata, e finale di Conference League, scusate se poco, anche a me
piacerebbe giocare quelle finali, chiusa parentesi. Detto questo, Dominguez, appunto, laddove il Bologna dovesse ottenere la qualificazione all'Europa, magari avremo qualche gallone in più di speranza, ma laddove no, non ci riuscissimo, secondo me, quasi nessuna speranza che Dominguez vi rimanga. Tant'è vero che si legge oggi che il Bologna è interessato e si inserisce alla lotta per portare in Italia un giocatore spagnolo dell'Espagnol che sta per cadere in seconda divisione spagnola, ok, quindi in Serie B spagnola, ed è Sergi, com'è che si chiama, porca di quella vacca, Sergi Dardier, una cosa simile, è comunque il capitano dell'Espagnol, il capitano dell'Espagnol, quindi non vi potete sbagliare, ruolo centrocampista, mediano, trequartista, ed è un giocatore che sa segnare, un giocatore che sa offrire assist, è un tuttocampista ed è sicuramente di quei centrocampisti che farebbero a caso nostro, e tant'è vero che ha anni 29, vuol dire andare a prelevare sul mercato un pezzo per noi da 90, un giocatore fatto e finito. E il bello è che è un giocatore che costerebbe, transfer market alla mano, parecchi soldi, mi pare di ricordare 16 milioni, ma che col fatto che l'Espagnol, andando in B spagnola, si attiverebbe una clausola e gioco forza, tirandola in breve, si potrebbe prendere a prezzo di sconto sui 7 milioni di euro. Ecco che diventa un'occasione incredibile, ed ecco che Cobra Sartori, Giovanni Fiducia Sartori, vuole essere velenifero in quella direzione. Allora, perché parlo di questo con Dominguez? Perché secondo me è quel profilo che andrebbe da una parte a, diciamo, a mettere un buco su un'uscita veramente che farebbe male al cuore di noi tifosi rossoblù. E allora ecco che se mi vai a prendere il capitano, il centrocampista capitano oggi dell'Espagnol, secondo me è una bella presa, e fa capire che soprattutto il Bologna vuole investire nella stagione che arriverà per andare a prendersi un posto che va a cercare nell'era saputo da anni, che è quello della Europa, senza stare lì a vedere con i se e con i ma, perché con quei giocatori fatti finiti ci puoi andare, non altrimenti. Ma non solo, perché questo è un nome, un altro è quello di Ryan Kent, che è in uscita in quanto si svincolerà a parametro zero, e quindi è un'offerta a zero, è un'offertona, no? Ryan Kent, scuola Liverpool inglese, quest'anno ha fatto 3 gol e 10 assist nel campionato scozzese, è un assist man, e a noi bisogniamo di gol e di assist, quindi calza la pennello, e calza a pennello il fatto che non è uno sbarbato ma ha 26 anni, quindi, ed è che cosa? Un'ala sinistra, centrocampista offensivo alla sinistra, di ruolo di chi? Esatto, di Musa Baro. E quindi se si andasse veramente su un profilo del genere, farebbe capire una sola cosa, che Musa Baro nella testa di Sartori è già come venduto, è comunque in uscita perché si sta guardando in quella direzione, importantissimo. Quindi veramente io mi aggrappo a queste notizie, staremo a vedere se saranno realtà, ma ecco che Ryan Kent, anni 26, centrocampista offensivo sinistro, ala offensiva sinistra, e dall'altra parte e Sergi Dardier, adesso non mi ricordo, ma è il capitano dell'Espagnol, e quindi lo trovate facilmente, ok, se fate una ricerca su Transfermarkt, su Wikipedia, lo trovate, di anni 29, centrocampista mediano trequartista, quest'anno ha fatto, mi pare, qualcosa come 6 reti e 2 o 3 assist, ma vada a memoria, potrebbe essere anche migliorativa la situazione, pur considerando che in Spagna è una papabile retrocessa, dunque ha avuto sicuramente difficoltà nella costruzione del gioco, no? Quindi questi sono nomi, se poi certo uniti a questi come gioco forza bisogna fare un mix, e Sartori lo sa meglio di me, non sono certo io che vado a spiegare a Sartori come fare il suo mestiere, perché Sartori c'ha un pedigree
che insomma carta canta, sa che bisogna fare il giusto mix. Ecco che allora, se mi fai prendere un Sergi, se mi fai prendere un Ryan Kent, che poi ovviamente staremo a giudicare, io non so se saranno i profili ideali, ma qui io mi fido della presa, della visione, dell'occhio di falco ovviamente di Sartori. Ce l'abbiamo a stipendio, ovviamente, se abbiamo un asso da 90 come lui, fidiamoci. Se lui vede in Ryan Kent, in Sergi Dardier o Similia, et Similia, come cavolo si chiama, i profili giusti, ecco che i profili di 29-26 anni sono quelli secondo me adeguati, cioè profili fatti e finiti. Poi certo, se a questi mi vai ad aggiungere un Aguirre preso da Newell's Old Boys, allora ok, incominciamo a ragionare. Certo è diverso se mi vai a prendere solamente degli sbarbati, allora no. Se mi vai a fare il giusto mix, allora sì. Poi, unito a questo, abbiamo detto Dominguez, quindi difficilmente rinnoverà, se non appunto con la postilla magari dell'Europa. Orsolini invece, molto più semplice la questione, anche se mi fa incazzare la modalità, perché stare lì alla mercé del vedere se Orsolini riceverà o no, tanto una bella donzella, quella lì mica male, al fermate, guardate, la vedete? Deve essere, dov'è? Là, una di quelle. Vabbè, comunque, torniamo a noi, non guardate la gnocca. No, un occhio buttatelo, non troppo. Stavo dicendo, poi mi perdo, so parlare di gnocca, porca troia, cosa stavo dicendo? Parlavo di Orsolini, che mi sta un po' sul cazzo a leggere che prima, no, il procuratore di Orsolini deve vedere se riceverà offerte, altrimenti, ma sì dai, firmiamolo sto contratto. Ecco, no, Bologna deve essere una priorità, bisogna chiamare il ragazzo e dirgli: oh ragazzo, o si firma oggi o si firma oggi, non è che si firma tra un mese, se vedi se l'Inter, il Milan, il pezzo al culo, allora vai da loro. No, o si crede o non si crede al progetto. Fermo restando che io fossi in Sartori avrei ovviamente più di un dubbio, ma mi rendo conto che oggi, visto i sei mesi che ha fatto con Thiago Motta, rappresenta sicuramente un plus dal punto di vista economico, e rinnovare è effettivamente una priorità, anche solo per avere eventualmente, lo si voglia poi cedere, che è la direzione che io sinceramente potrei anche vagliare, però insomma cederlo con della pecunia di ritorno che ci possa poi essere utile per essere forti di andare sul mercato a prendervi qualcheduno di meglio, ovvio. Ok, Ryan Kent a proposito è alla offensiva a sinistra, ma può essere impiegato anche sulla destra, quindi è un jolly. Detto questo, Thiago Motta, finisco con Thiago Motta, diamo due notizie su Thiago Motta, perché adesso c'è un domino anche degli allenatori, e quello del Napoli clamorosamente, non ho ben capito perché, sembra saltare, no? Spalletti al Napoli, Mourinho più che mai, nonostante no, stia per alzare un altro trofeo, staremo a vedere quello che accadrà con le milanesi. Guardate, niente è detto, soprattutto la Juventus che potrebbe cambiare Allegri, e si narra che tra i papabili ci sia anche Thiago Motta, ma la notizia è che Gioi, grazie saputo, domani arriva qua e mette le cose a posto. Sembra, a meno da quello che trapela, che non sia in discussione il fatto che Thiago Motta resterà un altro anno a Bologna. Pare che lui, Thiago Motta stesso, abbia dato il placet, il benestare per questo, resosi conto che lui ha bisogno di ulteriore gavetta, e farebbe di questo, secondo me, veramente una mentalità ben più che virtuosa da parte di Thiago Motta, perché non avrebbe paura di perdere un treno, laddove invece uno debole lo avrebbe. In passato abbiamo avuto dei deboli in panchina ad allenarci che avevano paura, fermo restando che i treni non sono qua, non sono mai passati, del vero, ma erano lì che guardavano per tuffarci in corsa. Thiago Motta non ha paura, perché sa che i treni ne avrà a iosa, e sono d'accordo con lui. Quindi saputo, arriva domani, definisce il futuro con Thiago Motta, che io credo, penso che nella stanza dei Bottoni abbia fatto un culo così ai nostri dirigenti. Adesso magari quello davanti mi sta insultando perché ha visto che gli ho fatto un culo così. Io qua chiuderei, devo andare a fare la constatazione amichevole, deve essere un avvocato, sarà mica il Fenuzzi. Comunque, miei cari mentori, attivate il campanaccio pastorale e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchier da bar!